Oggi è alla soglia di un grande cambiamento. Noi abbiamo ottenuto sostanzialmente un altro corso IFP e abbiamo ottenuto anche una novità importante, che è il famoso quarto anno di istruzione e formazione professionale, che li può portare a diploma. Cosa cambia in IPLE? Beh, innanzitutto passeremo da una quarantina di ragazzi a 100-120 ragazzi dai 15 ai 17 anni che vengono a studiare nella scuola da qui al 2025. Questo ha comportato chiaramente delle modifiche, quindi un aumento e uno sviluppo della didattica, un ampliamento del corpo docenti, un ampliamento del personale, un ampliamento strutturale. In questo momento noi stiamo per avviare dei lavori al nostro interno strutturali per aumentare le classi. In attesa che queste classi siano pronte abbiamo preso delle strutture temporanee. Tutto questo, ribadisco, per insegnare un mestiere, ma insegnarlo in una determinata maniera, quindi un mestiere che comporti la formazione anche della persona.